TV Italia questa mattina è con Marilena Natale, giornalista d'assalto, cronista, di tutta la zona dell'area Napoli Nord Caserta, una giornalista in prima linea. Il problema del collegamento va più su questa strada, vedi? Vero, eh? Siamo nella sua automobile. Marilena, la giornata di una cronista come comincia? Sì, ma adesso ti faccio vedere. Se non succede niente, ho mille cose da fare. Se non succede niente, però stamattina andiamo al protocollo d'intesa nella casa di Sandoval nella regione Campania per i beni confiscati. Quindi alle 11 abbiamo questo protocollo, però io spero che prima delle 11, perché se tu eri puntuale forse ce la facevamo, prima delle 11 ti posso portare a fare un giro per Gomorra. Perfetto. Ah, poi dobbiamo mettere in conto pure 10.000 telefoni che sono, anzi. Allora, che dici di questa Madonna Tour? Quindi una giornata frenetica che parte però con un caffè. Sì, così andiamo. Una testa da... Com'era quella cosa, Marilena? Molti lavorano per vivere. Molti lavorano per vivere, no? Cioè, ovviamente tu lavori per portare a casa lo stipendio e sostenere te, la tua famiglia. Invece è l'inverso, io lavoro, io vivo per lavorare, cioè io non esiste per me un giorno, cioè un giorno senza scendere e di vedere che cosa è successo nella mia terra, no? La mia giornata dico che la mattina quando mi alzo accendo il TG, accendo il televideo, apro la mail e prendo la mia tazza di caffè e sotto la doccia, no? Normalmente le persone ascoltano la musica, fanno le cose, io sento girato. Andrea, buongiorno. Ciao Marilena. Sì. Senti, sono nel tuo territorio stamattina. Vabbè. Un bacio, ciao. Questo faccio appena arrivo qui, avviso. Ho visto pure il capo della mobile. Wow, adesso vedrai i muschilli, le persone ferme che guardano. Qua c'era scritto la terra di Don Peppe Diana, no? A me viene sempre in mente, questa è la terra dove l'hanno anche ucciso Peppe Diana, quindi... Chi era Don Peppe Diana? Don Peppe Diana era un sacerdote che... il 19 marzo del 1994, due anni quasi dopo la strage di Capaci, è stato ucciso nella chiesa di Casal di Principe. Ucciso dalla camorra perché se a volte qualcuno dice si era rifiutato di fare un funerale, questo, io penso che Don Peppe Diana era una persona che aveva fatto sentire il suo forte no, uno dei pochi preti. Io sono una persona cattolica non praticante, ma non stimo i preti, soprattutto questi che stanno qui, io li chiamo Don Abbondio, sono persone che continuano a benedire le case delle donne della camorra, dei camorristi, continuano a dare la comunione a queste persone con la scusa della parabola della pecorella smarrita, cioè queste donne che amministrano capitali illeciti fatti sul sangue della povera gente, poi vanno nel confessionale e tu le assolvi, ma prodighi il giorno dopo queste fanno la stessa cosa. Troppo comodo la parabola della pecorella smarrita, è più facile fare i Don Abbondio che i preti come Don Peppe Diana, purtroppo in questa terra ce ne sono troppo pochi. Questa terra è definita da molti terra di Gomorra, tu come la vedi? Più terra di Gomorra, più terra di Don Peppe Diana? Io dico sempre che questa è la terra di Don Peppe, la terra mia, la terra tua, la terra dei nostri figli, la terra delle persone per bene.
Soltanto qui, sai che cosa è capitato? Una cosa stranissima. Qui per 30 anni abbiamo assistito al suicidio dello Stato, no? Per 30 anni le istituzioni sono completamente scomparse. Qui la camorra era amazzonica, sai, non era imprenditoria. Poi un giorno la camorra ha incontrato la politica. Alla politica ha fatto comodo, la camorra pure, è diventata una holding criminale, no? I rifiuti, se pensi che i casalesi fino a pochi anni fa, adesso le nuove generazioni bazzicano per la droga, però hanno sempre fatto grandi affari con il cemento, con i rifiuti, se ne sono fregati di questa cosa, della droga. E intere famiglie hanno vissuto su questa cosa, anche le persone per bene, perché adesso dicono una cosa, è vero, ci sono persone per bene, però le persone per bene avevano comunque una mentalità illegale, no? Basti pensare che il 70% delle persone a Casal di Principe non pagava l'RC auto, basta pensare che le casse sono abusive, perché loro dicono, vabbè, non c'era il piano regolatore. Vabbè, questo che significa? Mica dovevi costruire abusivamente su un terreno agricolo. Basta pensare che l'acqua non la paga nessuno, tant'è vero che il comune è andato in dissesto. Vedi, tante piccole cose, loro un giorno hanno manifestato, no? E allora io gli ho fatto notare queste cose, gli ho detto scusate, la disoccupazione c'è ovunque, non c'è solo a Casale. Forse prima a Casale lavoravate perché lavorate con le imprese di camorra. Avete gli abbattimenti ma avete costruito abusivamente, pagate l'acqua il doppio perché non l'avete mai pagata. Cioè, addirittura qui il 70% delle persone manometteva i contatori dell'Enel, quindi sono stati furti di energia elettrica. Ma se voi oggi vedete le regole come una discriminazione, allora benvenuti in Italia, perché io l'ho sempre fatto, loro si lamentano dell'Equitalia. Però parliamo sinceramente, la cartella dell'Equitalia non ti arriva se tu non paghi le tasse. Cioè qua vogliono fare, hanno sempre voluto fare i furbi, vedi? Adesso ti faccio una cosa, la vedi questa? Questa è la chiesa di San Salvatore. Guarda lì, Schiavone Carmine, Schiavone Nicola fu Francesco, questo è il padre di... Questa chiesa è stata ovviamente ristrutturata con i soldi di tutti, ma ancora una volta la camorra non esita a fare queste cose. Cioè prende comunque i soldi alla camorra per la chiesa, dovrebbe cacciarli queste persone. Tu non sei degno di entrare nella casa di Dio, se tu non hai pentimento tu non sei degno di entrare nella casa di Dio, almeno questo è il Vangelo. Io ne ho parlato spesso di questa cosa e mi sono rivoltata, mi sono ritrovato in persone contro, anche persone per bene che difendevano questi preti. Ecco, molti abitanti di Casal di Principe dicono non ci identificate come i casalesi clan, quindi si sentono... Ma voi che cosa avete fatto per non essere identificati al clan? Cioè se io vengo a fare delle riprese, tu attacchi me, però c'è il camorrista di fronte a casa e il latitante non dici niente. Se... Tu che cosa hai fatto per prendere... Cioè io capisco che tu hai paura, no? Io lo capisco che la paura, perché la paura è un sentimento... forte, però io capisco la paura, ma questa paura deve essere accompagnata, come diceva Borsellino, anche dal coraggio. Non è pensabile, come diceva qualcuno di Borsellino, non è pensabile di andare avanti senza avere il coraggio, perché poi sostanzialmente io cammino a Casal di Principe, cioè, le dico di cotti e di crude, cioè non ci possono uccidere tutti, corro dei pericoli se sono sola, se siamo tutti non lo possono fare. Scendiamo, prendiamo il caffè. Caffè per voi, caffè, zuccherato, normale, freddo. Guarda che devo dire intregato perché è buonissimo il caffè che c'è quello di caffeinato, sfumato. No, vedo un caffè normale qua. A me normale, a lui pure, a lei schiumato. La giornata con Marilena prosegue al bar. Solo caffè, Marilena? Sì, solo il caffè. È d'obbligo quando arriva a casa l'architetto. Che sta per arrivare? Da quanto
quanto tempo frequenti il caffè di Salvatore? La comunità a casa di Luce, sono vicino ad anni, cioè la prima cosa che faccio è andare a prendere un caffè con loro, sono delle brave persone. Poi sai perché vengo? Perché praticamente Salvatore scrive là sopra il santo del giorno, quindi non rischio mai di dimenticare anche il detto. Santo no, che oggi non conosco nessuno. Chi non fallisce non si arricchisce. Che santo è? Chi non fallisce non si arricchisce. E questo è il caffè buonissimo che offre il tipo d'oro. Marilena, ma per una giornalista come te le sigarette rappresentano una necessità o un'abitudine? No, non mica necessità, sono le mie compagne di viaggio. Non si può vivere senza sigaretta. Direi che non si può nemmeno vivere senza il caffè di Salvatore. È come senza vivere il caffè di Salvatore. Abbiamo parlato del premio Agenda Rossa. Marilena, ti è stato conferito il premio Agenda Rossa quest'anno dalle mani di Salvatore Borsellino. Le tue emozioni? È un'emozione indescrivibile. Per me Salvatore è una persona straordinaria. Io mi ispiro molto a lui quando dice: io non smetterò mai di cercare la verità e la libertà fino all'ultimo mio giorno. E questo rappresenta per me l'Agenda Rossa, no? Non smetterò mai di lottare per questa terra finché non avrò l'ultimo respiro. Un po' come lui, è una forza. Cosa ha significato per te la figura di Paolo Borsellino, quella di Giovanni Falcone, ma in particolare quella di Paolo Borsellino, visto che noi spesso diciamo che è stato ucciso da quelle mafie che vivono di Stato? No, quello non è lo Stato. Quello è un pezzo di Stato deviato. Io amo dire che lo Stato siamo noi. Tutto quello che è sceso a compromessi con la mafia, quello non è stato. Non è stato. E poi io guardo sempre la sua lotta e la faccio un po' mia, no? Corleone poi e Palermo non è così lontana. I chilometri si azzerano quando si parla di collusioni politiche mafiose. E Casal di Principe, la provincia di Caserta, ne è la prova, no? Qui siamo nella terra dell'ex sottosegretario Nicola Cosentino, ha due processi in atto, un terzo sta per essere rinviato a giudizio, quindi non so che dire su questa cosa. Le persone che non hanno permesso il suo arresto, quelle non sono lo Stato.